Radio Radicale, siamo con Lorena Milanato di Forza Italia per parlare del Quirinale. Allora, noi oggi siamo alla riapertura del Transatlantico, che è anche il preludio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, la battaglia per il Quirinale è entrata nel vivo. Quante possibilità ha il nome di Berlusconi di affermarsi? E soprattutto pensa che sia sbagliato candidare Mario Draghi al Quirinale? Ma allora, io direi innanzitutto che il nome di Berlusconi è un nome assolutamente proponibile, a differenza di quello che hanno detto altri, e direi la cosa grave che hanno detto altri, soprattutto rappresentanti di governo. È un nome sicuramente autorevole, per cui sicuramente potrà raggiungere un ottimo consenso e sicuramente è il miglior candidato in assoluto in ambito del centrodestra, ma anche per l'autorevolezza che lui potrà avere. Per quanto riguarda Draghi, io credo che Draghi sia stato il risolutore di una situazione complicatissima nella quale il nostro paese si trovava. Credo che però ci sia ancora da fare. Non avrei nulla in contrario a Draghi al Quirinale, ovviamente preferirei Berlusconi. Però credo che ci siano ancora delle cose da fare e sarebbe bene lasciargli finire le cose importanti, affrontando, che ne so, la terza dose, tutto quello che c'è da fare, l'avvio serio del PNRR. Quindi, secondo me, deve continuare a finire quest'opera. Senta, ritiene che il fatto che alcuni leader politici che non apprezzano Draghi lo vorrebbero al Quirinale per far finire prima la legislatura? Ma sicuramente c'è anche chi pensa questo, perché pensano che con Draghi al Quirinale si potrebbe andare immediatamente a elezioni. Però mi sembra veramente un'idea non di ampio respiro, ma anzi un modo di risolvere un problema, di ricercare posizionamento in ambito politico sbagliata. Senta, lei come interpreta gli attacchi contro Renzi in questa fase? Allora, lei è da diverse legislature che è qui, avrà visto che ogni volta che Berlusconi ha assunto un ruolo politico importante è stato praticamente massacrato dalla stampa e dalle televisioni. Allora, questa cosa adesso si sta verificando con Renzi che sulla carta sarebbe meno temibile. Perché? Come giudica questi attacchi e li vede anche in chiave quirinalizia? Ma questo non lo so, peraltro ho anche seguito poco la vicenda. Quello che mi è parso di capire però è che nei confronti di Renzi si stanno facendo delle cose che forse non si erano mai fatte, a parte quelle fatte a Berlusconi, gravissimi, centinaia di processi che gli hanno tentato per screditare la sua persona già dal 94 in poi. Cioè, ma sono arrivati ai controlli dei conti correnti personali, dell'associazione. Ecco, diciamo che mi sembra una cosa quantomeno fatta in maniera poco chiara. Ripeto, non ho seguito personalmente la cosa, credo che forse qualcuno ha la preoccupazione che Renzi possa arrivare e possa essere una persona di mediazione per arrivare alla soluzione. Non lo so qual è la preoccupazione, certo è che mi sembra una cosa un po' fatta in malo modo e anche la tempistica un po' mi fa venire qualche dubbio. Senta, oggi voi considerate più vicino Renzi o la Lega che sembra che non voglia andare al voto di corsa come vorrebbe fare la Meloni? Beh, non c'è ombra di dubbio che noi siamo nel centrodestra e quindi la Lega è il nostro alleato, su questo non si discute assolutamente. Assolutamente il centrodestra unito per le prossime elezioni, quando saranno. Ecco, pensa che il fatto di volere o meno le elezioni prima o dopo possa essere un grosso motivo di divisione anche nella lettura del Quirinale? Fondamentalmente no, non credo, non credo. Io credo che alla fine prevarrà il buon senso. Come dicevo prima, ritengo che questa legislatura ci siano in questo scorcio di legislatura, che poi da quando si eleggerà il Presidente della Repubblica sarà giusto un anno, perché la legislatura, se non ricordo male, finirà a febbraio, per cui si potrà andare a votare da gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Ci sono alcune cose da terminare e che è bene che le termini Draghi.
Bene. La ringrazio, grazie a Lorena Milanato di Forza Italia. Grazie.